Nel cuore di Roma, sotto la grande cupola michelangiolesca della Basilica di San Pietro, si erge l'altare della confessione del Principe degli Apostoli, edificato, secondo la tradizione, sulla tomba che accoglieva i resti mortali del primo vicario di Cristo. Se in questo punto focale sta, in senso pieno, il centro del Vaticano, esiste anche un secondo punto focale simbolico, ideale e geografico, ad esso strettamente correlato. La Cappella Sistina, cuore della Chiesa Cattolica, che proprio tra le sue mura si riunisce in conclave per eleggere il nuovo pontefice. Quando nel 1477 il Papa Sisto IV, un francescano della nobile famiglia dei Della Rovere, decise di ampliare la preesistente cappella di palazzo, divenuta troppo piccola per contenere le 200 persone che in quel tempo facevano parte della corte pontificia, Sisto IV non immaginava certo che quello spazio, che dal suo nome verrà detto Sistina, sarebbe divenuto un luogo tra i più noti del mondo e uno dei più spettacolari cicli dell'arte pittorica. I lavori di ristrutturazione furono affidati a un costruttore fiorentino, già commissario dei cantieri apostolici, Giovannino De Dolci, che il Perugino, coadiuvato dal Signorelli, volle ritrarre con la squadra in mano a mo' di cetro, vicino al proprio autoritratto, che sigla con orgoglio l'affresco con la consegna delle chiavi. Perugino, infatti, era stato chiamato alla fine del 1480 per decorare le vaste pareti dell'aula, dopo che Giovannino De Dolci aveva completamente trasformato la cappella medievale, sostituendo l'originario soffitto ligneo a cassettoni con l'attuale volta in muratura, lunettata in corrispondenza delle finestre, e messo in opera un magnifico pavimento a figure geometriche formato da un sapiente mosaico di pietre e marmi colorati. Una cancellata di marmo, adorna di delicatissimi rilievi eseguiti nel 1482 da Mino da Fiesole, separava lo spazio dell'altare, detto presbiterio, da quello riservato ai fedeli, secondo uno stile proprio della liturgia orientale. Ancora oggi lo si ammira insieme alla cantoria che si trova sulla parete di destra guardando l'altare. La cappella di palazzo era al tempo stesso fortilizio e difesa del Vaticano, come ancora oggi dimostrano la struttura della parete superiore munita di merli, lo spessore dei muri perimetrali più di 3 metri e le finestre costruite in posizione molto elevata. I lavori di decorazione pittorica dell'interno, invece, si protrassero fino al 1483, anno in cui la cappella venne consacrata e dedicata a Maria, Madre di Dio, assunta in cielo. La millenaria storia della salvezza narrata nella Bibbia fu dipinta a fresco, cioè sulle pareti ancora umide, in un tempo incredibilmente breve dai più grandi e celebri artisti del momento. In meno di 3 anni, Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli e Cosimo Rosselli diedero forma e colore all'imponente navata rettangolare, lunga 40,93 metri, larga 13,41 metri e alta 20,7 metri, le stesse dimensioni del Tempio di Gerusalemme, quasi a sottolineare la continuità ideale tra la storia del popolo di Israele e la storia del nuovo popolo di Dio, la Chiesa. Ma mentre il Tempio di Salomone era famoso per le ricchezze profuse nelle sue decorazioni, il Papa Francescano volle che la Sistina avesse un aspetto assai sobrio. Le prime storie dipinte alle pareti illustrano un pensiero teologico caro a Sisto IV, espresso dal pontefice
in un opuscolo dal titolo Il nostro Mosè è Cristo. Mosè, che liberò Israele dalla schiavitù in Egitto, infatti prefigura Cristo che libera tutti gli uomini dalla schiavitù della morte e del peccato. Così venne rappresentata, in breve sintesi, l'epoca storica dell'umanità, nelle due grandi ere in cui si divide, prima e dopo la venuta di Cristo, il regno della legge e il regno della grazia. Ogni settore da dipingere, che comprendeva il ritratto di due pontefici, una storia biblica e il finto tendaggio sottostante, venne retribuito 250 scudi con una penale di 50 ducati in caso di mancato rispetto della scadenza. Il contratto fu firmato dagli artisti e dalle loro botteghe, di cui fecero parte, tra gli altri, gli Umbri Pinturicchio e Andrea d'Assisi, e i fiorentini Piero di Cosimo, Bartolomeo della Gatta e Biagio di Antonio. Il coordinamento dei lavori fu affidato al Perugino, che per primo aveva iniziato a dipingere in Sistina, e il solo di cui compare la firma sulla cornice del Battesimo di Gesù. Di suo pugno è anche il Viaggio di Mosè in Egitto, narrato nell'Esodo. Secondo un modo medievale di illustrare in un solo campo vari episodi, avvenuti in sequenza d'anni, il Perugino raffigura nella stessa scena Mosè che si congeda dal suocero medianita, il suo ritorno in Egitto con la famiglia e la circoncisione del secondogenito fatta dalla madre per ordine di Dio, che nella fantasia di Perugino appare come un angelo armato. Il successivo riquadro, affidato al Botticelli, che ne fece un capolavoro, illustra con incredibile minuzia di particolari e aderenza al testo biblico alcuni fatti della vita di Mosè, anteriori per tempo a quelli della composizione precedente. Vediamo Mosè che uccide un egiziano, da lui sorpreso a maltrattare un ebreo, la sua fuga nella terra di Madian, dove incontra le figlie del sacerdote Jetro e le aiuta ad abbeverare il gregge, allontanando alcuni pastori. Poi lo seguiamo sul monte Horeb, mentre pascola gli armenti del suocero, e dove Dio lo chiama tra le fiamme che ardono senza consumare il roveto, affidandogli la missione di salvare il suo popolo. Infine, scorgiamo Mosè mentre guida Israele fuori dalla terra d'esilio. E per accentuare meglio il carattere simbolico e profetico del suo dipinto, Botticelli donò a Mosè il volto di Cristo. In mezzo a tanti episodi, lo sguardo rimane preso e come affascinato dalla idilliaca scena centrale. L'incontro dell'esule con la straniera, che sarà sua sposa e porta la canocchia, simbolo della casa. Il pittore più lirico della Rinascita canta qui l'eterno tema umano, la nascita dell'amore, e ne esprime fino in fondo tutta la ricchezza poetica. L'affresco seguente mostra il passaggio del Mar Rosso. Fu dipinto collaborazione tra la bottega del Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, i quali, nel tradurre in colore uno degli episodi più miracolosi della storia di Israele, sottolinearono il contrasto tra le tenebre che avvolgono gli egizi e la luce solare che rischiara il popolo eletto. Ancora a Rosselli e al suo più valido aiuto, Piero di Cosimo, si deve la storia con la consegna delle tavole della legge. Uscito dall'Egitto, il popolo di Israele arrivò ai piedi del monte Sinai. Allora Mosè fu chiamato da Dio perché salisse sul monte. Dopo aver digiunato 40 giorni, egli ricevette da Dio le tavole della legge su cui erano incisi i 10 comandamenti. Quando tornò all'accampamento, però, Mosè scoprì che durante la sua assenza gli ebrei avevano preso ad adorare un vitello d'oro, commettendo così
il peccato di idolatria. Preso da una grande collera, Mosè spezzò le tavole del Decalogo e punì gli idolatri. Poi risalì il monte Sinai e dopo altri 40 giorni tornò tra gli ebrei con le nuove tavole dei 10 comandamenti. Il parallelismo tra la storia di Mosè e quella di Cristo è sempre evidente nei riquadri della Sistina, ma lo diventa in modo particolare nell'affresco del Botticelli con la punizione dei figli di Core, che si fronteggia al quinto spazio con la consegna delle chiavi a Pietro del Perugino. Nella narrazione biblica, Core con Datan e Abiron erano sacerdoti. Ribellatisi a Mosè, contrastarono a lui e ad Aronne l'autorità religiosa e civile sul popolo eletto. Per questo Dio li punisce facendoli inghiottire da una voragine apertasi sotto i loro piedi a invocazione di Mosè, mentre Core e i suoi compagni furono consumati da un invisibile fuoco celeste. L'episodio, molto raro nella storia dell'arte, aveva chiaramente lo scopo di riaffermare l'autorità del Papa e di sottolineare il castigo che incombe su chi disobbedisce ai rappresentanti di Dio sulla terra. Non a caso Botticelli raffigura Aronne con il triregno in testa e gli dà i colori blu e oro dei Della Rovere, la famiglia del Papa Sisto IV, mentre sullo sfondo colloca l'Arco di Costantino e il Settizonio, un edificio in rovina di cui si scorgono sette colonne. Il parallelismo tra i due riquadri continua anche nell'architettura. Gli archi della consegna delle chiavi richiamano nel modello quello di Costantino e la memoria dell'imperatore che per primo, secondo la tradizione leggendaria, riconobbe la superiorità del potere spirituale del Papa su quello temporale dell'imperatore. Infatti le chiavi, che simboleggiano il potere, sono una d'oro e l'altra d'argento e stanno a suggerire che l'autorità spirituale si regge sulla capacità di discernere, simboleggiata dalla chiave d'argento, e di giudicare, quella d'oro, un carisma e una grazia spirituale che Gesù trasmise a Pietro quando lo pose come pietra viva su cui edificare la sua chiesa. Nonostante la forte penale prevista, la decorazione pittorica non fu portata a termine dai firmatari del contratto entro la data convenuta del 15 marzo 1482. Le ultime storie bibliche furono eseguite da Luca Signorelli, autore del Testamento di Mosè, raffigurato mentre si addormenta nella morte su nude zolle come un Cristo deposto dalla croce, e della Contesa intorno al corpo di Mosè. Quest'ultimo affresco, però, andò distrutto e venne ridipinto quasi un secolo dopo sotto Papa Gregorio XIII dal manierista Matteo di Lecce. Le storie della vita di Gesù, invece, iniziate dal Perugino con il battesimo, furono portate a termine dal Botticelli, che dipinse le tentazioni di Cristo, inserite come scenette di secondo piano nel più ampio contesto della purificazione del lebbroso. Lo spirito tentatore è raffigurato da un gruppo di angeli che conducono Gesù nel deserto, che nell'affresco diventa un bosco ombroso. Qui il demonio appare a Cristo sotto le spoglie di un francescano che lo invita a trasformare le pietre in pane. Subito dopo Satana sfida Gesù sul pinnacolo del Tempio e gli suggerisce di buttarsi nel vuoto e di farsi sorreggere dai suoi angeli. Anche nella terza prova Gesù si rifiuta di adorare il maligno che ormai sconfitto precipita nell'abisso, mentre in soccorso di Gesù arrivano tre serafini con pane e vino per ristorarlo dopo il lungo digiuno.
La vocazione dei primi apostoli, invece, fu dipinta da Domenico Ghirlandaio, che di lì a pochi anni diverrà il maestro del giovane Michelangelo. Gesù incontra Pietro e Andrea sul lago di Galilea e li chiama a seguirlo. Subito dopo anche Giacomo e Giovanni, guardando il volto di Gesù, lasceranno le reti e diventeranno pescatori di uomini. Cosimo Rosselli prosegue il racconto della vita di Cristo raffigurando il discorso della montagna in cui il Figlio di Dio proclama la nuova legge dell'amore, del perdono, della pazienza e della purezza di cuore, mentre libera dal peccato e guarisce dalla malattia come testimonia il lebbroso risanato. Le sequenze sulla vita di Cristo terminano con l'affresco dell'ultima cena che Cosimo Rosselli ambienta in un refettorio rinascimentale. Dalle tre finestre aperte nella parete di fondo si scorge un paesaggio in miniatura in cui l'artista accenna al seguito e al compimento della passione e morte di Gesù. L'elemento centrale, infatti, a cui convergono tutte le singole storie è la redenzione, promessa nell'Antico Testamento e realizzata nel Nuovo. La volontà, cioè, di Dio Padre, che per amore ha creato l'uomo e per la sua salvezza, sempre per amore, ha donato il Figlio unigenito, fatto uomo, consegnandolo alla morte per tutti gli uomini, per coinvolgerli, in forza della medesima natura umana, nella sua resurrezione. La serie degli affreschi voluti da Sisto IV prevedeva anche la resurrezione, dipinta in origine dal Ghirlandaio e poi rifatta dal manierista Van den Broek dopo il crollo di un architrave avvenuto nel 1522 sotto Papa Adriano VI. I lavori in Sistina riprendono nel 1508, quando Papa Giulio II della Rovere, nipote di Sisto IV, chiamò Michelangelo Buonarroti con l'incarico di affrescare sulla volta, fino a quel momento dipinta di blu lapislazzulo e punteggiata da stelline d'oro, un riassunto della genesi dell'universo, dal primo istante della creazione fino a Noè, novello Adamo. L'impresa fu compiuta nell'ottobre del 1512 e Giulio II poté celebrare i vesperi nella sua cappella, la cui decorazione, rinnovata dal genio dell'artista, con oltre 300 figure di plastici volumi e di smaglianti colori, inquadrati da un'architettura dipinta, suscitò enorme impressione fra i contemporanei. A soli 33 anni, Michelangelo aveva accettato il prestigioso incarico senza alcuna esperienza di pittura e ancor meno di tecnica dell'affresco. Perciò, ad assisterlo, nella prima fase dei lavori, aveva chiamato da Firenze una serie di artisti conosciuti nella bottega del Ghirlandaio, presso il quale aveva svolto il proprio tirocinio di pittore. La cifra pattuita con il Papa fu di circa 3.000 ducati. La presenza degli aiuti durò fino all'autunno del 1509. Al centro della volta vennero raffigurate 9 scene del racconto biblico della Genesi, le prime 5 dedicate alla creazione. Dio Padre Creatore è il protagonista dei primi riquadri. La separazione della luce dalle tenebre, la creazione degli astri e la separazione della terra dalle acque. In essi Dio Padre domina incontrastato le energie cosmiche, dando vita al tempo e allo spazio. Nei successivi 3 episodi, con la creazione di Adamo, il primo uomo, la creazione di Eva, la donna che Dio plasma da una costola di Adamo, il peccato originale e la cacciata dal paradiso terrestre, ha inizio la storia dell'umanità. Giunto a questo episodio, Michelangelo ridusse drasticamente il numero degli aiuti, limitandoli alle parti più decorative,
e proseguì il lavoro praticamente da solo. Nell'agosto del 1510 aveva finito di affrescare la prima metà della volta, lunette incluse. La concatenazione tra colpa e castigo si manifesta negli ultimi tre affreschi con il sacrificio di Noè, il diluvio universale e Noè ubriaco e deriso dal figlio Cam, simbolo dell'umanità che, salvata dal diluvio, appare ancora e drammaticamente schiava del peccato. L'anello di congiunzione con la storia narrata nelle pareti sottostanti viene dipinto da Michelangelo nei quattro pennacchi agli angoli della volta. Sono momenti particolarmente significativi della storia di Israele, segni della continua presenza di Dio nella vita del suo popolo. Michelangelo abbandona i pennelli e torna a Firenze al servizio dei Medici. Ma nel 1535 un altro papa, Paolo III Farnese, lo richiama a Roma dopo quasi 20 anni per affidargli ancora una volta un'impresa pittorica in Sistina. L'artista è dubbioso e riluttante, tra l'altro ritiene che il suo impulso artistico possa esprimersi meglio con la scultura. Il tema del giudizio universale, però, lo affascina. La realizzazione dell'affresco comportava una profonda trasformazione nell'assetto della cappella, poiché il Papa lo vuole sulla parete dell'altare. Nel concepire la composizione, Michelangelo seguì fedelmente il credo cattolico secondo cui Cristo tornerà nella gloria alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti risuscitati e, dopo aver vagliato la loro esistenza terrena, separerà i buoni, destinati ad ascendere con lui in paradiso, dai cattivi, condannati per l'eternità a stare lontano da lui nella sofferenza dell'inferno. Nel tradurre per immagini il contenuto della fede cristiana, Michelangelo sconcertò molti contemporanei. Si disse che i personaggi di Michelangelo erano più adatti alle osterie o alle sale da bagno che alla cappella papale. Pochi compresero che in quel modo vigoroso, possente e intensamente plastico di raffigurare il corpo umano si concentra il senso teologico dell'incarnazione che l'evangelista Giovanni sintetizza nell'affermazione centrale del prologo del suo Vangelo. La parola di Dio si è fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Come dice il Papa in una delle sue omelie, nella sua trasfigurazione Cristo ci dà un segno, ci chiama alla speranza della risurrezione e della vita eterna, il cui annuncio è costituito da tutto il suo mistero pasquale. Il Signore è mia luce e mia salvezza. La nostra patria sta in cielo. Amen.